Buongiorno e ben ritrovati, terzo giorno consecutivo presso lo Yachting Club a San Vito, Taranto, con Kafka sulla spiaggia. Ma prima di partire con la lettura dei titoli dei giornali, io vi presento l'ospite di quest'oggi, alla mia destra Emanuele Di Palma, direttore generale della Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Ecco appunto prima di mh, vedere cosa ci sono i colleghi della carta stampata, facciamo un passo indietro, torniamo alla giornata di ieri. A questo uh, dato mh, certitivo, che evidentemente va interpretato e affidiamo appunto a lei che è un esperto economia e finanza, la lettura, la notizia che mh, era ieri sulle prime pagine, la disoccupazione scende al di sotto del 10% tornando a qualche anno fa, come lo interpretiamo questo dato, questa notizia? Sicuramente un dato positivo perché quando vediamo crescere l'occupazione sicuramente l'attenzione... Eh, specialmente per noi che viviamo nel, nel sud italia dove quello dell'occupazione è un problema eh, ormai eh, ultra decennale non può che destare interesse ovviamente eh, parlare di una disoccupazione al 9,9% è sempre un dato eh, molto elevato e comunque almeno a sentire le indicazioni di eh, confindustria un po' di prudenza su questo dato dobbiamo averla in che senso? Nel senso che eh, c'è comunque un rallentamento dell'economia e eh, a seguire normalmente un rallentamento della la disoccupazione potrebbe ricominciare a uh, crescere. Quindi prendiamo eh, come positivo, come buono questo, questo dato del 9,9%, ma non allentiamo l'attenzione, continuiamo a cercare, a chiedere stimoli per quello che riguarda la ripresa economica, perché solo così questo dato potrà consolidarsi o, come ci auguriamo tutti, scendere. Peraltro, c'è cioè, il riferimento alla fascia dell'età degli over 50, quindi un dato che comunque va letto in relazione anche a. Questo. Sì, questo eh, discorso un po' tutto italiano. Cresce, eh, anche se modestamente, ma comunque cresce una occupazione over 50 di diminuisce una occupazione invece eh, sotto i 20 anni. È un dato anche questo più volte eh, riscontrato in, in Italia e evidentemente anche un, su questo argomento una riflessione dei perché ma anche su come i nostri giovani vengano preparati al mondo sarebbe opportuno farlo. Bene, Di Palma, passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera e adesso ci uh, ricordiamo proprio al titolo che è in primo piano, due donne al vertice dell'Europa, la tedesca Von der Leyen, Presidente della Commissione, la guarda alla Banca Centrale Europea. Conte, a noi il responsabile della concorrenza. Bene. Che... Il primo dato che mi viene in mente non è sicuramente di carattere politico ma umano, mi desta veramente una grande impressione sapere che la, la nuova Presidente della Commissione europea eh, addirittura ha addirittura sette figli, quindi. Io che faccio fatica a stare dietro ad un cane mi chiedo come sia possibile riuscire Ma magari quindi, in altre realtà questo è, è possibile beh, per noi è difficile comprenderlo io lo dico anche da mamma esatto è proprio questo quello che volevo sottolineare perché il primo dato che mi ha impressionato al di là delle capacità indubbie della, 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 della nuova commissaria sette figli medico quindi ha avuto anche la possibilità studiare, la capacità di, di studiare di portare la sua professione ministro della Difesa eh, di uno Stato importante come quello tedesco è l'ex commissario europeo. Quindi innanzitutto grandissimi complimenti alla, alla sua capacità di sintesi e alla capacità di gestire in maniera così importante una vita sicuramente così piena di impegnativa. E direi anche al sistema di un paese diverso dal nostro. Certamente, credo proprio che in Italia sarebbe stata possibile con tutta, una, 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 con tutta la buona volontà una cosa del genere. Più conosciuta, più facile anche da commentare, invece la Lagarde per quello che riguarda il, la, la, la sua candidatura a, al posto del nostro Presidente Draghi. Un nome conosciuto, conosciuto da tutti proprio perché già ai vertici del Fondo Monetario Internazionale, da tutti conosciuta nella gestione della crisi greca eh, qualche anno fa, un personaggio di assoluto eh, eh, spessore internazionale, quale appunto ci aspettiamo tutti una continuità rispetto al presidente Draghi, una scelta sia nel in un caso che nell'altro eh, sicuramente apprezzate specialmente in un sistema come quello europeo in cui non è facile trovare le intese perché spesso al di là della capacità umana e professionale dei personaggi il, eh, le caratteristiche politiche possono spesso avere sopravvento. Bene andiamo avanti sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera a riferimento alla Sea Watch migranti Carola libera, il Jeep ha salvato vite. Lira Di Salvini sarà espulsa ma il PM ferma il ministro. Sea watch, la capitana Carola Rachete è libera. Ieri il Jeep di Agrigento ha annullato l'arresto, ha agito per salvare i migranti. Caduto il reato di resistenza a nave da guerra perché la motovedetta della Guardia di Finanza speronata non è una nave da guerra pubblico ufficiale perché Carola avrebbe agito in adempimento di un dovere. Salvini sarà espulsa ma il pubblico ministero nega il consenso. Siamo alla Repubblica Europa al potere due donne di ferro e poi anche qui ovviamente la um, notizia che riguarda uh, il capitano della Sea Watch, Carola e libera la rabbia di Salvini. La gazzetta del mezzogiorno Europa Rivoluzione Rosa. Chiedo scusa, la von den Leyen eh, Euro Premier, la guarda al posto di Draghi e dunque ancora sulla prima pagina torniamo alle nostre questioni, eh, esattamente torniamo a parlare mh, della, parliamo della Puglia, insomma di Gioia Emiliano, Arif dell'Acco, l'assessore se ne va, l'assessore di Gioia. Puglia e la Oro, ex Ilva e Petrolchimico, domani 8 ore di sciopero Roma, a vertice sullo scudo penale a La Taranto, la protesta contro la Cassa Integrazione e a Brindisi per il contratto. Poi a Bari al Politecnico eletto Cupertino, Limone a Foggia e il più giovane. Toghe bufera sul PG della Cassazione, Savasta via dalla magistratura, chiesta le dimissioni dell'andrese Fuzio per i rapporti con Palamara Messina. Indagato il procuratore di Taranto Capristo. Il messaggero alle donne dell'asse franco-tedesco e poi ancora la Sea-Watch, già firmata all'espulsione, Carola torna libera, non fece resistenza. Salvini, mi vergogno per i magistrati. Passiamo alle uh, questioni del uh, territorio, in particolare il, con il Corriere del Mezzogiorno, centropagine a Taranto, con le indagini sul. Procuratore, è stato l'abuso d'ufficio, la replica, io in regola, nessun depistaggio. Il magistrato coinvolto nell'inchiesta avviata a Messina sul eh, presunto complotto contro l'Eni. La regione di Gioia si dimette, Emiliano ricuce coi dissidenti. L'assessore che aveva sostenuto candidato della Lega alle elezioni europee decide di lasciare. E poi Matera con questa fotonotizia che dà l'idea della partecipazione dei cittadini alla festa della Bruna una folla record assalta il carro. Passiamo alla Repubblica di Bari. Fusillo indebitato e la popolare Bari gli prestava milioni. La Guardia di Finanza ha perquisito gli uffici della banca e le imprese che fanno capo al gruppo che stava rischiando il crack. Quattro indagati. Poi per la regione di Gioia Lascia Emiliano la ricchia via anche lui. Uh, il reportage, andiamo in piazza um, Moro: siringhe nei giardini, è sospesa la uh, potatura. Capristo e il terremoto delle toghe, indagato il procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo. Il quotidiano, in prima pagina ovviamente questa notizia: Capristo indagato a Messina, depistaggio nel caso Eni, il procuratore corretto il mio operato. Ipotato il reato di abuso d'ufficio, infatti risalgono ai tempi in cui dirigeva i PM di Trani. Poi l'avvertenza, sciopero a darselo domani si fermerà anche l'indotto. Il fatto i disabili aggredito da una baby gang, caccia i responsabili, ci sono anche dei video, un quarantenne nel mirino in piazza Sicilia. Se Tendopoli a mare, ora fioccano le multe, partono i controlli nel mirino anche la sosta sulle dune, macchine dunque parcheggiate sulle dune ma anche a due passi dalla spiaggia. Nonostante le barriere piazzate per arginare la carica dei furbi, ma anche le mancabili tendopoli spuntate come funghi in pineta, come sul litorale. Nel fine settimana, chi ama villeggiare, in barba alle regole, ha dovuto fare i conti con i massicci controlli messi in campo dalla polizia locale, dunque multe a raffica. E quindi noi a questo punto. Io mi fermerei a questo punto per commentare le uh, questioni che riguardano uh, lo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto. A quanto pare uh, siamo fermi, domani, per domani è previsto uh, questo sciopero perché, nell'incontro che si è tenuto nel pomeriggio di lunedì all'interno della fabbrica, mh, di fatto non si è risolto nulla. Insomma, i sindaci hanno chiesto uh, di sospendere la cassa integrazione e di attendere ArcelorMittal a confermato così che dire è un argomento che ormai seguiamo da tanti anni argomento che tutti sanno molto complesso delle esigenze dell'economia dell'industria la più grande eh, fabbrica europea di eh, acciaio dall'altra le questioni dell'ambiente le questioni della salute le questioni di una città che da oltre 5 anni eh, Convive con uno stabilimento che ha una dimensione quasi doppia rispetto alla, città. alla stessa città. Eh, ovviamente abbiamo avuto, come sappiamo, vari passaggi di mano da una gestione pubblica, eh, la vecchia Ital City, era una gestione privata, il ad un nuova, una, una, una gestione comunitaria, un grande gruppo eh, italiano, specializzato peraltro nella eh, produzione di allenamento dei derivati dell'acciaio. Dell Questo qui naturalmente è, è, è soltanto da qualche mese e quindi l'approccio della nuova realtà industriale con lo stabilimento era prevedibile che creasse qualche eh, difficoltà, qualche eh, problema eh, all'inizio. Questo relativo all'occupazione sicuramente eh, era fra quelli meno eh, attesi e sicuramente è quello che in questo momento è più caldo ed è sul tavolo, cioè 1500 persone circa in cassa integrazione dovuto quello che l'azienda appunto dichiara ad una eh, difficoltà appunto nel, nel, nel mercato del, dell'acciaio. Ma questo è solo uno dei problemi. Credo che le prossime settimane a questo proposito saranno, se non decisive, perché di decisivo in questa vicenda è difficile poterlo vedere in tempi brevi qualcosa eh, di concreto, ma sicuramente degli sviluppi li avremo. Bisognerà trovare anche in questo caso una strada comune per proseguire passo dopo passo a rendere la convivenza fra la città e lo stabilimento eh, possibile o quantomeno la, la meno complessa possibile. I colleghi del quotidiano, in particolare Alessio Pignatelli, se ne occupano a pagina 13. Ex ILVA, domani si ferma anche l'indotto. A Roma l'incontro previsto tra aziende di Maio, a Taranto diretti e indiretti in sciopero. Cassa integrazione, le raccomandate consegnate a mano agli operai. Il 9 luglio si terrà il secondo faccia a faccia con il governo. Il piatto forte sarà domani e si dividerà tra Roma e Taranto. Più di 500 chilometri separeranno lo sciopero allo stabilimento tarantino di ArcelorMittal e il confronto con Comital Mise tra il ministro Di Maio e il management dell'azienda. Già oggi però ci sarà un antipasto dalle... 6.30 alle 14 durante il cambio turno ci sarà un volantinaggio dei sindacati in fabbrica per spiegare nel dettaglio le motivazioni della protesta. Le segreterie locali di FIM FIOM WILM e UGL hanno proclamato uno sciopero di otto ore per domani e trova conferma ufficiale il coinvolgimento dell'appalto del siderurgico, l'avvio della cassa integrazione ordinaria da parte di ArcelorMittal, nonostante le richieste unanimi di congelare il provvedimento sino al 9 luglio, giorno della seconda riunione al Mise con focus sulla del 6 settembre, e appunto ha fatto sì che la l'asticella della protesta si alzasse. Oltre a promettere azioni, per la decisione nell'ambito degli enti preposti in primis, impese, ispettorato del lavoro, i sindacati cercano di far fronte comune con l'indotto per lanciare un segnale chiaro. E torniamo intanto a pagina 8, dove eh, i colleghi si occupano dell'inchiesta, che vede al centro il procuratore di eh, Taranto, depistaggio su Eni, indagato Capristo, procuratore di Taranto, i fatti risalgono al periodo in cui era a Trani. La replica, il mio operato sempre corretto. L'accusa, abuso d'ufficio, questo è il reato secondo i colleghi della Procura di Messina. Sistema Siracusa, una presunta organizzazione in grado di pilotare le scelte del Consiglio di Stato. Passiamo alla Gazzetta di Taranto con le vicende che riguardano appunto ArcelorMittal in primo piano ai lavoratori. ArcelorMittal, le prime lettere di cassa, domani sciopera anche l'appalto, film CISL, turni stressanti in fabbrica. Scatta l'ammortizzatore sociale per quasi 1.400 dipendenti, sindacati sul piede di guerra, incontro azienda di Maio. Il Consiglio di Stato boccia i corsi di Kodakons e Pislink sul piano amministrativo ambientale. Due. ieri i lavoratori dello Stadimento hanno ricevuto le prime lettere di cassa integrazione. Domani sciopero anche dei lavoratori dell'appalto. Previsto eh, l'incontro tra vertici aziendali e il vicepremier di Maio, la FIMCIS, la lancia, intanto l'allarme, turni stressanti in ragione della cassa. Il Consiglio di Stato boccia, come appunto detto, i ricorsi sul piano ambientale di coda con sé e Pisling. E poi Tempa Rossa, 2,3 milioni e a strade e uh, scuole su 3 milioni per, uh, compensare, um, per compensazione aziendale. A centro pagina il calcio, Taranto s affida a Mister Ragno, voglio vincere ma serve umiltà, bagno di folla per la presentazione dell'allenatore. Poi a fondo pagina medici ionici tornate qui, la sanità è un'attrazione, l'ASL, ospedale all'avanguardia e la laurea. A chi ha lasciato questa terra si evidenzia che oggi Taranto ha un suo grande pilastro, ospedale all'avanguardia che mira alla qualificazione specialistica e tecnologica, che decide di investire su nuove e brillanti risorse, Mediche. Il direttore generale dell'azienda sanitaria locale Stefano Rossi fa un invito al ritorno in patria delle eccellenze ioniche tarantine promuovendo un progetto ad hoc. Poi spazi da segnare al liceo Archita, confronto tra il presidente della provincia di Taranto Giovanni Gugliotti e il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. Domani la riunione il presidente della provincia sostiene prima vengono gli studenti. E quindi queste le principali notizie andiamo all'interno della gazzetta di Taranto con... Le questioni di cronaca, in particolare a pagina 4, la violenza, i casi di Taranto, i casi perché purtroppo siamo costretti a parlare di più di un episodio, come dicevamo anche ieri, che vede protagonisti, ragazzi anche a volte minorenni. Famiglia, scuola, chiesa e scuola, il male è diventato sociale, a parlare il direttore della dell'UNSA, gli ultimi fatti denotano la crisi. Dei valori. Don eh, Panico, gli episodi di Manduria, Pulsano e Taranto rappresentano la caduta irreversibile delle regole educative. Un eh, con Emanuele Di Palma su questo argomento anche se non è eh, di, di stretto interesse, pare ci sia questa eh, forte crisi dei valori che interessa innanzitutto, che coinvolge, travolge direi eh, innanzitutto i più giovani e quindi di conseguenza società. Abbiamo parlato anche diffusamente di quello che è accaduto nel versante orientale della provincia di Taranto, abbiamo parlato di Manduria, negli ultimi giorni è emersa un'altra triste vicenda eh, che si è verificata. A Pulsano è ancora nelle ultime ore a Piazza Sicilia a Taranto, che dire? Questo è un argomento che eh, si inquadra in una situazione complessiva di difficoltà da parte eh, dei giovani ad inserirsi eh, nella realtà eh, attuale, non solo come abbiamo detto più volte dal punto di vista eh, lavorativo dove la disoccupazione la fa da padrone in questo momento, specialmente nelle nostre, nelle nostre terre, ma anche da un, proprio da, eh, dal rapporto che i nostri giovani, che i nostri ragazzi hanno con la scuola, che non riesce evidentemente ad inculcare eh, i giusti valori, il giusto senso del rispetto, il giusto senso di una vita eh, in comune. Eh, per, i nostri, per, per i nostri ragazzi che porta poi ad episodi come quelli che abbiamo visto eh, purtroppo in maniera ricorrente nel, negli ultimi tempi eh, eh, che vengono visti più che altro come una difficoltà una espressione di difficoltà a relazionarsi con il mondo no, da parte dei giovani spesso rinchiusi in sé con grandi difficoltà relazionali chiaro che la scuola da questo punto di vista una grande responsabilità è necessario un grande impegno da questo punto di vista gli insegnanti devono essere sempre attenti e naturalmente in contatto con le famiglie da una parte i genitori dall'altra parte i professori devono essere insieme non su posizioni composte per aiutare per venire conto per educare per avviare alla vita ragazzi che hanno bisogno di essere e non possono essere certo lasciati a stessi. Bene, um, torniamo ad altre questioni, io le chiedo un um, commento breve su quello, quella, fase, quella nuova fase di confini che appunto è appena iniziata, cosa aspettarsi da questo nuovo avvio? Beh, con tutte le cose della, della nostra vita... Ci sono dei... si è chiuso, sta per chiudersi il ciclo della presidenza eh, Cesario e della sua eh, squadra che è durata eh, per circa sette anni e che naturalmente come i nostri concittadini ben sanno eh, si è identificato in un periodo eh, storico per la nostra città estremamente complesso, il, eh, il momento in cui è esploso il problema Ilva che naturalmente ha coinvolto in, in prima persona eh, il settore industriale dell'indotto eh, Trantino, quindi conseguenza eh, tutta Confindustria eh, che naturalmente è un'associazione di industriali della provincia di Taranto, quindi in linea in questa vicenda. Quindi si è concluso un periodo in cui la Presidenza Cesare e la sua squadra hanno gestito eh, un periodo complesso, un periodo difficile eh, facendo valere le, le ragioni dell'impresa e dell'occupazione, se ne apre uno nuovo con la Presidenza Marinaro e la sua squadra. Che dovrà gestire sì in coda, chiamiamola così, della problematica eh, ILVA-Ora Mittal, eh, che eh, abbiamo visto comincia già con un problema di cassa integrazione ma eh, che ovviamente eh, avrà necessità di essere seguita con attenzione ancora per molto tempo. Ma a fianco a questa, ovviamente, per la presenza di Rinaro si aprono nuove opportunità, nuove situazioni. Eh, perché, a fianco al sito logico, sicuramente nella nostra città sarà necessario eh, spingere su altre attività eh, commerciali, industriali eh, e di turismo e quant'altro, eh, perché siano affiancate ai redditi. Provenienti dall'occupazione nel chirurgico possono finalmente eh, far guardare al futuro eh, di, di questa città con maggiore ottimismo. Quindi è ovvio che la nuova residenza eh, Marinaro si troverà davanti delle sfide importanti ma anche delle grosse opportunità. Convinto, sono certo che gli imprenditori tarantini vogliano fare sempre più squadra perché questa è la cosa indispensabile. Perché se qui ognuno continua a andare per conto suo, difficilmente eh, si riuscirà ad ottenere dei risultati importanti. Quindi, una nuova squadra, insisto sul concetto di squadra che possa eh, dare al, eh, a Taranto, insieme con tutte le altre forze del territorio, in particolare quelle politiche, eh, il, il, lo giusto, il giusto sviluppo eh, che merita e fondamentalmente eh, riesca a produrre nuova occupazione, che è la cosa che su questo territorio è maggiormente, è maggiormente importante. Bene, grazie alla direttrice generale della Banca di Credito Cooperativo di San Marzano, di San Giuseppe Emanuele Palma, grazie per essere grazie stato con voi. noi, per aver accettato il nostro invito dallo Yachting Club, anche per oggi è tutto, noi ci vediamo l'ottima, arrivederci.